Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova edizione del TG1. Grande svolta a Firenze con Brunelleschi e la sua cupola autoportante, la più grande mai costruita al mondo. Sentiamo la sua storia e il grande progetto che c'è dietro. Ce ne parlano Sara Pasqualini, Bucu Riballa e Gloria D'Alonso Vancini. In servizio. Filippo Brunelleschi, per esteso Filippo Brunellesco Lapi, fu uno dei più importanti protagonisti del Rinascimento. È nato a Firenze nel 1377 ed è stato l'iniziatore dell'architettura rinascimentale, sia per la realizzazione della grande cupola del Duomo di Firenze, sia perché è stato il primo a scoprire le regole geometriche del disegno in prospettiva. I Brunelleschi furono una famiglia nobiliare di Firenze tra il Medioevo e il Rinascimento. Il celebre architetto Filippo Brunelleschi, di cognome faceva Lapi, che deve il suo appellativo al nome del padre, il notaio Sir Brunellesco. Firenze. Le costruzioni principali di Firenze sono il campanile di Giotto, il campanile della Basilica di Santa Croce e la cupola di Santa Maria del Fiore. Firenze, chiamata da Dante città nobile, si trova al centro della penisola italiana, bagnata dall'Arno ed è circondata da colline. Firenze è una delle città più belle d'Italia, per eccellenza la seconda, città eterna, dopo Roma. Firenze, capoluogo della Toscana, ospita molti capolavori dell'arte. Uno dei luoghi più celebri è il Duomo, la cattedrale progettata da Brunelleschi e il campanile di Giotto. Nel Medioevo, Firenze è stata un importantissimo centro artistico. Nel 1420 è cominciata la costruzione della cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze, un'eccezionale struttura di Brunelleschi completamente autoportante. Il sistema è realizzato con molti elementi: cerchi concentrici di mattoni disposti a spina di pesce, gli 8 robusti costoloni in marmo che raccordano i cerchi di muratura e dividono la cupola in 8 lati. La cupola ha 4 milioni di mattoni e 463 gradini, attraverso i quali si possono osservare i magnifici affreschi. È ancora oggi la cupola più grande del mondo. Il suo diametro interno è di circa 45 metri ed esterno di 54,8. La palla d'oro della cupola di Santa Maria del Fiore fu realizzata da Andrea del Verrocchio nel 1468, posta sulla cupola il 27 maggio 1471. La palla divenne subito un simbolo per i cittadini di Firenze. La palla pesa 18 quintali e cade il 27 gennaio 1601 sulla piazza del Duomo. Una lastra circolare ricorda il punto esatto su cui cade la palla d'oro. Il problema della cupola era che la sua larghezza era di 43 metri e il suo diametro di 54,8 metri, quindi era troppo pesante da sollevare e posizionare sopra la chiesa. Filippo Brunelleschi decise quindi di risolvere questo problema. Non avendo alcun riferimento tecnologico, decise di costruire una cupola a spicchi per dare un peso equilibrato. Egli dovette quindi inventare il procedimento costruttivo da solo. Abbiamo ora in diretta il nostro inviato Federico Steck, collegato alla Piazza Duomo, per un'intervista esclusiva a Filippo Brunelleschi. Di quali dimensioni è la cupola che ha progettato? Allora, io ho progettato una cupola di 45,5 metri di larghezza e oltre 100 metri di altezza. Che tecnica ha utilizzato per costruire la cupola? E per evitare che crolli, ho utilizzato invece che una semisfera formata da archi a sesto acuto. E poi per la cupola ho utilizzato due calotte separate in modo da non dover fare un'unica calotta più grossa, ma due più fine. Perché non voleva lavorare con Leon Battista Alberti? Ho deciso di non lavorare con Leon Battista Alberti perché mi sembrava incompetente e anche perché mi ha già soffiato il lavoro del monastero. Inoltre, come ho dimostrato mettendomi in malattia, lui non sarebbe stato capace di andare avanti senza di me. Grazie, arrivederci. Sentiamo adesso l'opinione dei passanti su questo progetto, intervistati dalla nostra inviata Maria Vittoria Cavalieri. Secondo lei, come è riuscito Brunelleschi a progettare una cupola così grande? So solo che è stato l'unico a realizzare un lavoro impossibile. Secondo lei, come è riuscito Brunelleschi a progettare una cupola così grande? Ho sentito parlare di lui, ma non so chi sia. Secondo lei, come è riuscito Brunelleschi a progettare una cupola così grande? Sono molto arrabbiato che da 10 anni questi lavori vanno avanti e fanno rumore vicino a casa mia.
Perché Filippo Brunelleschi a costruire la cupola di Santa Maria del Fiore? Lo sapevo, probabilmente perché è bravo. Perché Filippo Brunelleschi a costruire la cupola di Santa Maria del Fiore? Non lo so, però spero che questi lavori finiscano presto. Lei come è riuscito Brunelleschi a progettare una cupola così grande? Che io sappia, ha partecipato ad un concorso e ha inventato questo nuovo metodo di calotta molto importante. Grazie. Cos'è per te Brunelleschi rispetto agli altri artisti? Non lo so, ma è stato bravo nel resistere i lavori per la cupola. Perché Filippo Brunelleschi a costruire la cupola di Santa Maria del Fiore? So che ha partecipato ad un concorso e la sua idea è la più furba e soprattutto la più intelligente. Sentiamo ora Leon Battista Alberti, anche lui grande ingegnere e sostenitore del progetto, intervistato da Gledia Baruti. Mi scusi, signor Alberti, potrei farle alcune domande? Va bene, lo facciamo in fretta. Cosa ne pensa dell'inventore della cupola, ovvero il grande Brunelleschi? Io penso che sia un uomo creativo e mi ammiro molto per la sua intelligenza, ma io saprei fare molto di meglio. Iniziamo dalla prima domanda. Cosa ne pensa della cupola della chiesa di Santa Maria del Fiore? Finora il progetto sta andando abbastanza bene. Mi piace molto l'equilibrio fra i vari strati della cupola. Cosa intende con la frase "io saprei fare di meglio"? Alberti! Alberti, dove sta andando? Alberti, torni qui! Dato che Alberti si vuole assegnare a questa domanda, io vi saluto qui. Alla prossima intervista. Concludiamo questa edizione del TG dedicata a Brunelleschi con qualche curiosità, raccolte da Marica Maino, Nicole Giusto, Medo Chiogna e Cristian Ivancan. Ed ecco la prima curiosità su Brunelleschi. A Brunelleschi viene assegnato il compito di realizzare la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. L'opera deve essere realizzata con Leon Battista Alberti, un artista che ha anche avuto l'incarico di costruire le porte del battistero placcate in oro, il piccolo edificio davanti alla cattedrale di Santa Maria del Fiore. Per essere sicuri che la cupola stesse in piedi anche senza colonne portanti, i signori della città hanno fatto costruire una cupola in miniatura a Brunelleschi. Lui ci riesce, ma i signori non sono ancora convinti, quindi gli chiedono di mostrare i complicati calcoli matematici che aveva eseguito. Però Brunelleschi non vuole costruire la cupola della cattedrale di Firenze con Leon Battista Alberti. Quindi, visto che il progetto lo ha ricevuto lui, si è messo in malattia. E, solo quando ad Alberti è stato ritirato l'incarico, lui ha iniziato i lavori. Brunelleschi, che non glieli voleva dare, fece un gioco ai committenti dell'opera e chiese loro di fare stare in equilibrio un uovo. Nessuno ci riuscì e quindi Brunelleschi prese l'uovo e lo sbatté delicatamente sul tavolo, in modo che stesse in equilibrio. A quel punto tutti dissero che così lo sapevano fare tutti e Brunelleschi rispose: "È vero, ma a voi non è venuta l'idea". È per questo che alcune persone invece l'uovo di Colombo lo chiamano l'uovo di Brunelleschi. La tecnica del disegno prospettico lineare di Brunelleschi è molto utile nella rappresentazione di edifici e oggetti tridimensionali. Nel corso degli anni la perfezionò notevolmente. Scelse un punto di fuga. Tutte le linee di costruzione sarebbero finite verso quella direzione. In anni, per perfezionare la tecnica, Filippo dipinge in vari edifici mentre definisce la prospettiva. Da quando Brunelleschi condivide la tecnica con altri artisti, lo stile si diffonde velocemente e viene usato da molti artisti. Incredibile ma vero, Brunelleschi prima della cupola non ha costruito nulla. Lui in passato ha realizzato decorazioni in bronzo, orologi, disegni, ma nessun edificio. Grazie della vostra attenzione e vi auguriamo una buona giornata.